Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo insieme a Stefano. Ciao. Per chi non lo sapesse, io e Stefano abitiamo assieme ormai da un anno e un mese. Di più. Ormai da un mese e un mese. No, da aprile. Un anno e allora, un maggio meno. Un anno e un mese quindi dettagli. Un anno e un mese per festeggiare questo traguardo dell'anno e un mese e un mese e un giorno e... no, di convivenza, andiamo a rispondere ad alcune domande. Queste domande fanno parte di una sezione che si chiama... L'abbiamo presa a caso su internet. Esatto. Prima domanda: vi conoscevate prima di un mese? Sì. Sì. Accendiamo? Sì. Domanda numero 2: quali sono state le prime impressioni dell'altro? Non rigoverna un cazzo. Non... E se Stefano arriva un giorno su TS, su TeamSpeak, arriva a fa: prendiamo una casa assieme, no? Devo dire anche io, prendiamo una casa, la troviamo più grande. Ok, facciamo regole. Chi sporca pulisce. No, bugiardo. Non rigoverna un cazzo. Non... È stata la prima cosa che hai detto. Numero 3: quanto ci è voluto per diventare amici? Barra: qual è la cosa che ti dà più fastidio del tuo coinquilino? La cosa che mi dà più fastidio è che ogni volta che Stefano decide di cucinare non rigoverna un cazzo. Non è che non rigoverna, perché dopo 2 o 3 giorni rigoverna anche. Raga, ci sono le cose per terra, ovunque. Il fatto è che arriva in cucina e cos'è che fa? Non rigoverna un cazzo. Ma che cazzo? Cosa pensi del canale YouTube del tuo coinquilino? Più disordinato di me. Alla fine facciamo spesso video assieme, quindi... Ma è in disordine perché... Chi ci mette di più a prepararsi la mattina? Io ci metto un secondo a prepararmi. Ti piace o no? Non è vero. Sì? È tutto in ordine, camera mia, è tutto in filo per segno. Non è vero. Ti no, apri, lasci le cose e lasci lì. Niente. Raga, ci sono le cose per terra, ovunque. Vi stancate mai di vedervi a vicenda? Sì. Sì. L'accendiamo? Sì. Ma non ci vediamo così spesso. Ma che cazzo! Infatti, ho detto, ci sono giorni che non ci vediamo manco. Forse una volta al mese. Come eviti la tensione vivendo insieme? Che significa? Tipo, come eviti di litigare? Fatevi cazzo vostri, evitate di dire tutto e basta. Avete un regolamento di casa? Sì. O un set di regole? Non è vero. Stamattina, stanotte sono a dormire a 1:00, mi sono svegliato alle 6:48. Non me ne frega un cazzo! Vai, avanti un altro. 4, a 44.000 like faremo la roommate tag con noi due e in più Tudor, visto che ora apparentemente anche Tudor abita a casa nostra. Sarebbe meglio di ora. Ah, certo. Ringraziamo tantissimo per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Ricordo, lasciate un mi piace. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. Se mi su Twitter, Insta, Facebook, ovunque vogliate. Seguite anche lui se avete un po' di tempo. No. Ciao a tutti.